Ministero del Turismo, con la simpaticissima signora dai capelli rossi, e nel momento in cui si vede, anche oggi è crollato altri due muri a Pompei, quindi totale abbandono sia del turismo che, dei beni culturali inestimabili del nostro paese, in cui si assiste anche alla, come dire, alla rinascita, no, della distruzione del territorio, scusatemi il paradosso, ma mi veniva di dirlo così, le nostre amministrazioni dovrebbero fare uno sforzo immane per riuscire a svolgere un ruolo che veda, nonostante questi cataclismi che stanno colpendo in questo momento il nostro paese, che riesca a ricreare, a rilanciare da un punto di vista culturale e turistico i nostri territori. E questa convenzione di stasera io non posso che definirla come la classico topolino partorito dalla montagna. Io sono convinto degli sforzi immani che abbia fatto l'assessore Caponi per cercare di ottenere il meglio a livello di area, per quello che possa riguardare appunto una sinergia che potesse permettere di sviluppare e di valorizzare al massimo le sue nostre potenzialità. Però ciò non toglie e non si possa rilevare, e questa è una vicenda che noi sappiamo che non è da oggi che si tratta, è una vicenda che ha 20 anni, perché non si capisce perché non ci sia il comune di Gambassi, Boccaccio, non ci sia il comune di Castel Fiorentino, Benozzo Gozzo. Ma questo non, anche in Sicilia hanno il loro sistema, che vorrebbe dire? Però sono comuni dello stesso territorio, sono omogenei per storia, per cultura, per tessuto economico, sono omogenei anche per organizzazioni politiche territoriali. Io penso che questo sia un problema e sia un fallimento del Partito Democratico, che non è riuscito a tenere insieme gli 11 sindaci su un progetto così importante. Io penso che sia un fallimento. Perché non ci deve essere il comune di Montaione, la piccola Gerusalemme, oppure il comune di Gambassi? Perché non c'è le chiese romane? Voglio dire, è un territorio o non è un territorio questo qui? C'è una retorica dell'omogeneità territoriale o non c'è? C'è questo, c'è proprio una retorica, vuota retorica, perché poi ognuno pensa al piccolo particolare. Vedete, qualcuno forse non se lo ricorderà, però c'è stato un tempo, appunto quando cominciò questo progetto, in cui un comune aveva un assessore alla cultura e al turismo, una persona che aveva, un'imprenditrice che aveva un'attività agrituristica in un altro comune limitrofo, che era in un'altra provincia, che era fuori del circondario. Ecco, questo assessore propose che la convenzione o che l'accordo venisse fatto con quel comune dove lei aveva l'attività. E queste sono cose che fanno parte della storia delle nostre istituzioni. Quindi io dico, molto probabilmente bisognerebbe ci fosse un impegno maggiore delle forze che governano questo territorio, tutte 11 comuni governate dal Partito Democratico, per avere una reale possibilità e capacità di rilanciare il nostro territorio da questo punto di vista, che poi non è soltanto per avere la soddisfazione di vedere i nostri palazzi storici e le opere dei nostri illustri artisti sulle prime pagine delle riviste patinate specializzate o su servizi televisivi, ma è anche io lo so Baroncelli, e quello che dico per te sono sciocchezze, però perlomeno questo oro greco di sottofondo certe volte diventa proprio impossibile, richiamandomi alla tragedia appunto. No, quella del nostro paese governato dal vostro capo, indiscusso e indissolubile, neanche nell'acido si potrebbe dissolvere.
Comunque, io penso il concetto sia chiaro. Chiaramente questo è un passo non indifferente, però chiaramente apparirà sempre più debole se non ci sarà un impegno delle forze di governo di questo territorio per far sì che ci sia un maggiore, come di una maggior massa d'urto possibile, una maggior capacità di fare sistema che ci potrebbe permettere molto probabilmente di avere più possibilità. Cioè, voglio dire, anche da un punto di vista delle potenzialità di spettacolo e culturale, c'è un teatro che è stato rinnovato, che è stato ristrutturato, c'ho qualche mistero su perché, vabbè, da qualche parte si riesce a fare questo e da altre no, questo è un po' un mistero. Cioè, Empoli è 20 anni e si parla di fare teatro e non si è mai fatto, mi piacerebbe capire perché. Un giorno forse ne parleremo, però di fatto quel teatro è il luogo più importante da un punto di vista proprio come struttura e come capacità, no? Come capacità di poterci tenere delle eventi importanti, è più importante il nostro territorio. E il fatto che questo non sia inserito in una convenzione di questo tipo, io penso che non sia una cosa che ci debba lasciare indifferenti. Io penso sia una cosa grave. Penso sia una cosa grave, perché non si può dire il lunedì che quest'area può fare sistema, no? Gli 11 comuni si presentano tutti insieme a fare progetti, a fare richieste legittimamente, giustamente, e il martedì poi dire 5 si fa una cosa e 4 se ne fa un'altra e 2 se ne fa un'altra ancora. Qui c'è un problema, c'è qualcosa che non torna. Noi vediamo, faccio un esempio semplice, vi potrà sembrare banale, una mia conoscente è venuta da me nei giorni scorsi per discutere di una questione e poi mi ha fatto vedere che si è presentata per un bando di concorso del comune di Lari. Forse questo esempio vi sembrerà improprio, però mi sembra invece emblematico. Il concorso non è andato a farlo a Lari, è andato a farlo a Pontedera presso la sede dell'Unione dei Comuni della Valdera. Cioè, questo è un sistema che ci permette di ottimizzare gli sforzi e anche le risorse che vengono messe a disposizione. Non mi sembra, perché ogni comune ha il suo particolare, come diceva il buon Machiavelli, ognuno ha il suo particolare e difende i propri interessi di bottega. Però questo, io capirei se a Empoli governasse il PD, a Certaldo governasse la PDL, non sarebbe giustificabile, ma lo potrei anche capire, a Montelupo governasse la Lega, no? A Montesperto, di viva Dio, governassero i comunisti, cioè tutto forze diverse, ma c'è un partito unico, c'è il partito unico qui, e che non si riesca, ora, i casi delle due l'una, o siete convinti che sia un errore, e io mi permetto di dire che sbagliate totalmente, oppure non siete capaci a governare il territorio, ora, avete una nuova segretaria di federazione, che è una giovane, come dire, che ha del carattere, io mi auguro che possa questo essere utile perché nei prossimi anni ci sia una reale capacità nel nostro territorio di lavorare in maniera, come dire, che vada verso la massima utilizzazione delle risorse in maniera oculata, appunto, e che ci dia la possibilità di avere, come dire, più capacità di sviluppo, perché differentemente. Io penso che qui si vada invece che a una coesione, si vada ancora poi secondo gli interessi che possano, come dire, anche cambiare per ogni campagna elettorale che verrà, no? Si vada appunto verso un maggior indebolimento della nostra area. Se, già ce l'ha Bianchi, è vero, Bianchi. Grazie Presidente. Io credo che quando si va a votare una convenzione è un atto importante, perché il Consiglio Comunale
e luogo principe della discussione è anche il confronto. Questa convenzione è ormai anni e va avanti, circa più, è quasi 10 anni che si conosce questo progetto delle terre di Rinascimento. Sarebbe importante che al momento si presenta la convenzione al Consiglio Comunale portare almeno un report di risultati. A noi non si è mai capito che risultati ha ottenuto questo progetto. Il comune capofila Vinci, io mi vergognerei vedere in che stato si trova oggi la casa di Leonardo. Il museo di Leonardo da Vinci, che fu l'ultima volta rifondato, ripristinato da una grande casa costruttrice di computer, per non fare pubblicità, che inizia con la I, per chi ha capito intende, non lo voglio fare perché non è giusto dirlo, perché siamo un consiglio pubblico. Ora, io veramente, vedere i risultati ottenuti da questi progetti, levate a fare qualche brochure, ma io non ho capito mai che hanno fatto. Passano le convenzioni una volta l'anno e non si riesce a capire che cosa è stato prodotto. Ho sentito che bisogna fare alla svelta, far passare la convenzione, perché bisogna andare a attingere a finanziamenti per supportare questo tipo di attività. Ma io, come si fa in una città come Empoli, o comunque è un progetto mozzo, vecchio, ripetuto negli anni, giustamente mi diceva poc'anzi il mio collega, è bene a domandarla a questo punto al circondario e vedere un po' un progetto di insieme diverso, non limitato a questi 5-6 comuni. Devo dire che l'importanza territoriale di Vinci è superiore a tutti, perché come sapete benissimo che Leonardo da Vinci è conosciuto in tutto il mondo, si va alla sede della grande casa costruttrice di computer, che è la più importante del mondo, c'è la testa di Leonardo da Vinci all'entrata, e qui si va alla casa Leonardo, si entra dentro, c'è un vecchiettino che lì su una scrivania non c'è nulla, non c'è niente, veramente una cosa vergognosa. Non c'è niente, percorso museale, levato e Vinci non c'è nulla. Là il museo di Santa, il museo della Collegiata, che ci sono opere importanti, manco sia, non è neanche pubblicizzato, se si va a vedere gli incassi che fa il museo della Collegiata, sono più le spese e le riprese, detto proprio alla maniera contadina, no? Tanto bisogna parlare semplice perché la gente deve capire. Il museo del vetro sono stati spesi un sacco di soldi e il contenuto che ci sta dentro è in prestito di diversi cittadini empolesi, poi se quello è un museo l'80% è bottiglia vetro cavo fatto le macchine del vivo. Quindi dov'è l'importanza del vetro artistico? Lì non c'è nulla, non c'è niente, ma detto da gente se ne intende. Io tra parentesi sono stato per 4-5 anni a lavorare al del vivo e le bottiglie vengono fatte con le macchine, quindi quello è vetro cavo meccanico fatto, non c'è niente d'artistico. Non c'è niente d'artistico. Il punto più importante a Empoli è il museo della Collegiata, non è pubblicizzato o poco o nulla, il percorso non esiste, Vinci poco o niente, e poi non è proprio per, cioè, a pezzo d'impegno, ma in 10 anni di progetto vedo comunque che questa è la duplicazione negli anni di un progetto vecchio senza idee. Tra parentesi, non si sa neanche quanto costi, perché si va a vedere poi nel riparto delle spese sostenute da comuni che vi partecipano, a vedere sembra un po' spiccioli, poi sicuramente ci saranno finanziamenti, si va a creare un altro comitato del comitato, un'altra pastoria, quando in Toscana c'è Toscana Promozione che gestisce il turismo in Toscana, la provincia o l'APT, il circondario è un pezzo di là, poi anche questo qui. Come vedete si fa alla svelta, fa fallire la finanza pubblica, cioè così si continua a sfasciare la finanza pubblica. Questo è un esempio di duplicazione di costi e se siamo a questi punti grazie a queste gestioni. Io non salvo nessuno perché tanto si va di qui o si va di là, la situazione è questa. Siamo a 1.850 miliardi di debito, l'economia non cresce, io voglio vedere come si farà andare avanti e si continua come sempre a spendere e espandere per mantenere qualche duno, qualche dottore, qualche architetto che ti tira fuori l'idea, che poi alla fine verranno stampate un po' di brochure, che io e 10 anni le vedo, tutti gli anni sono le stesse brochure, tutti gli anni uguali, progetti web non ce n'è, perché qui parlano anche progetti web, su Facebook non ho visto mai passare mai niente da Terra Rinascimento, su Twitter niente, quindi sì, è in qualche maniera la ripetizione, la rievocazione di un modo di fare
che secondo me non ha prodotto nulla.